Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Abbiamo cantato insieme, vieni Spirito Santo, perché per voi ragazzi e ragazze è proprio un momento bellissimo. E lo Spirito Santo vi verrà donato tra qualche momento attraverso le mani del Vescovo Antonio. È un Vescovo bresciano, ma ha girato tante parti del mondo perché è stato nunzio, che vuol dire ambasciatore, a nome del Papa in tanti paesi del mondo. E siccome adesso è tornato a casa, è stato disponibile per venire ad accompagnare. Ed eccellenza, le presento, poi ve li presenterò per nome, questi 69 ragazzi e ragazze della nostra unità pastorale che oggi chiedono e sperano di ricevere dalle sue mani il dono meraviglioso della confermazione dello Spirito Santo. Quindi grazie eccellenza di questa disponibilità e viviamo insieme a questo momento così importante. Fratelli carissimi, preghiamo umilmente il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia, donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente e Misericordioso, che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Giobbe parlò e disse: l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario. Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico dico: quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. Parola di Dio. Grazie a Dio. Risanaci, Signore, Dio della vita. Risanaci, Signore, Dio della vita. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Israele. Risanaci, Signore, Dio della vita. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Risanaci, Signore, Dio della vita. Nostro, grande nella sua potenza. La sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Risanaci, Signore, Dio della vita. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Ricompensa, quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Il
In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Gloria a te. Ci stiamo avvicinando al cuore della nostra celebrazione e adesso è il momento in cui io presento al Vescovo Antonio ciascuno di voi, ragazzi e ragazze, che state per ricevere il dono meraviglioso della confermazione del battesimo. E allora, proprio perché è la confermazione del battesimo, vi chiamo per nome, poi aggiungo anche il cognome. Quando vi chiamo, vi alzate in piedi, solo voi, e dite: «Eccomi». Poi aspettate che finisca tutto l'elenco. Inizio con Greta Alfieri, Nicole Arrighini, Davide Pignotti, Marina Brugnani, Lia Candito, Riccardo Carriero, Marta Cattaneo, Crescini Alessia, Michelle Diana, Allison Duni, Gioia Franzè, Elisa Grazioli, Alessandro Marziale, Giada Montini, Filippo Mucci, Luca Pellizzari, Gabriel Primerano, Davide Tassone, Stefano Zanetti, Mattia Bosio, Greta Cabassi, Alessia Cacciapuoti, Raffaele Franchi, Ares Franzoni, Matilde Indovina, Anna Timpano, Vittorio Borghetti, Emma Cadei, Maverick Ettori, Alessia Giacomelli, Sofia Lanzo, Cristian Manessi, Asia Martinelli, Mascetti Luca, Matteo Mercurio,
Michele Moretti, Sofia Pe, Sabrina Piotti, Andrea Saleri, Edoardo Salvinelli, Ginevra Salvinelli, Aurora Savardi, Benedetta Scaluggia, Sofia Tavani, Leonardo Venzi, Federico Artigo, Elisa Avvenire, Ballerini Davide, Giulia Belleri, Elia Bianchi, Cesare Bonera, Lorenzo Boniotti, Manuel Boschetti, Monica Bossini, Cecilia Bruni, Francesco Cavagnini, Vittoria Delia, Gianluca De Masi, Antonio Franzè, Salvatore Gagliotto, Rocco Gerace, Vittoria Granetti, Sofia Lamanna, Nicole Livella, Matilde Pirola, Maddalena Prisco, Martina Re, Kevin Studenica. Caro Vescovo Antonio, grazie per essere qui con noi. Tu sei qui per donarci il sacramento della cresima o confermazione e a vivere questo dono con noi. Siamo ragazzi vivaci e turbolenti, gioiosi e carichi di energia, ma non sempre pronti nell'accogliere il messaggio di Gesù che ci invita a seguirlo. Oggi però il nostro cuore è pieno di entusiasmo e di speranza. Noi ragazzi desideriamo ricevere lo Spirito Santo e siamo riconoscenti e pronti ad essere portatori del Vangelo. Vogliamo rispondere alla chiamata di Gesù e, fortificati dei Suoi doni, continuare il nostro percorso di fede. Regge e ci accompagna col suo esempio. Vogliamo diffondere l'amore di Dio nelle nostre case e nelle nostre comunità. Vogliamo essere testimoni coraggiosi e diffondere nel mondo il profumo di Cristo. Ti chiediamo, caro Vescovo Antonio, di sostenerci con la tua preghiera affinché lo Spirito abiti sempre con noi. Con il nostro eccomi sia presente, autentica e consapevole del nostro cammino. Noi pure pregheremo per te, pure nostra unità pastorale, ti accompagni e ci aiuti a crescere nella fede. Ti rinnoviamo il nostro grazie e la tua presenza ci faccia sentire il Signore vicino, che ci chiama e ci invita a seguirlo, a testimoniarlo ogni giorno della nostra vita. Ecco, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa particolare celebrazione. Ecco, vogliamo accogliere con gioia questi nostri ragazzi e ragazze perché sono loro i protagonisti di questa celebrazione nella quale riceveranno il sacramento della cresima. Ecco, li ringraziamo per la testimonianza che ci danno e per i sentimenti di felicità.
Ecco, li affidiamo allo Spirito Santo, perché li guidi sui sentieri dell'amore e della fraternità. Ecco, ragazzi e ragazze, ci sono dei doni che ci fanno diventare grandi. L'amore dei genitori, la scuola, le amicizie. Ecco, ma tutte queste cose ci rimandano ad altri doni, ai doni che Dio ci fa per diventare veramente grandi. Ecco, uno di questi doni lo stiamo proprio ricevendo tra poco, che è il sacramento della Cresima. Ora, tante volte io come vescovo non mi sono chiesto come spiegare, o meglio ancora, come far amare, ma soprattutto come far vivere poi ai ragazzi e alle ragazze che ricevono la Cresima questo sacramento. Qual è la parola che lo rende chiaro? E pensando sempre arriva, si ritorna sempre ad un'unica parola che può dire il senso profondo del sacramento che state per ricevere, ed è la parola testimonianza. Ora qui voglio agganciarmi al saluto che mi è stato rivolto poco fa da qualche vostro amico o amica, perché avete colto proprio nel segno il significato e il senso di quello che tra poco voi riceverete. E quindi mi permetto di ritornare su alcune frasi che sono state appena lette, perché voglio che restino ben presenti nella vostra mente. Innanzitutto vi siete descritti, e penso che sia una descrizione molto reale, molto sincera. Siamo dei ragazzi vivi e turbolenti, è vero, gioiosi ma anche carichi di energie, alla vostra età, è proprio vero. Ma poi avete aggiunto, non sempre pronti nell'accogliere il messaggio di Gesù. E anche questo, purtroppo. Però dite, desideriamo ricevere lo Spirito, siamo pronti ad essere portatori del Vangelo, rispondere alla chiamata di Gesù. Vogliamo diffondere l'amore di Dio. Vogliamo essere, ecco qui, testimoni coraggiosi e diffondere nel mondo il profumo di Cristo. Mi ricordo che c'è un saggio detto popolare che dice i buoni propositi, cioè quelli che restano tali solamente ma che non vengono messi in pratica. Ecco, di questi buoni propositi è lastricato il pavimento dell'inferno. Allora ci troviamo di fronte a un momento particolare nel quale voi riceverete il sacramento della Cresima. E il rischio c'è, ecco, di far diventare questo dono un pio desiderio. Ci si dimentica spesso. Al contrario, proprio il sacramento che riceviamo è quello che ci chiama a risvegliare in noi quello che c'è di buono e soprattutto ci invita a non dimenticare che abbiamo anche un'anima. E anche questa va coltivata e va seguita col nostro modo di comportarci. Allora, ecco che la Cresima perché diventa il sacramento della testimonianza? Il Signore
sa benissimo che noi siamo molto facili a fare i propositi, ma poi dopo a non mantenerli. E allora proprio per venirci incontro, ecco che ci dà il suo spirito, che ci permette veramente di mantenere le cose che promettiamo. E difatti lo Spirito Santo non viene mai a mani vuote, ci porta i suoi doni, che se vi ricordate, penso li avrete studiati al catechismo, i famosi 7 doni dello Spirito Santo: la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà ed il timore di Dio. Ecco, tutti questi meriterebbero di essere approfonditi, ma vorrei solamente ricordarvene uno che si ricollega proprio a quanto stavamo dicendo prima, e cioè il dono della fortezza, cioè quella capacità di saper mantenere le promesse e gli impegni fatti. Ecco, sappiamo bene che come persone umane ovviamente abbiamo tutti i nostri limiti, e tante volte se dobbiamo scegliere tra quello che ci fa comodo e magari che è sbagliato e quello che invece ci costa sacrificio ma ci fa bene, ecco, umanamente la scelta sappiamo dove va tante volte, soprattutto quando si insinua una cosa che purtroppo dovrebbe farci paura ma che sottovalutiamo, quando cioè il nostro criterio di scelta, ragazzi, è la comodità, che non ci porta a niente. Ed ecco allora che proprio per darci una svegliata, per riuscire a tirare fuori da noi quello che c'è di buono, di positivo, ecco che uno dei doni che oggi riceverete con la cresima è proprio quello della fortezza, cioè avere il coraggio. Ed è triste doverlo dire, ma la realtà è questa: avere il coraggio di comportarci bene. È triste, né? Perché dovrebbe essere una cosa spontanea, dovrebbe essere una cosa che ci viene così naturale, vede? Tante volte, appunto, dovuto ai nostri limiti, è quello che facciamo. Non sempre è positivo, non sempre è bello. E allora ecco che il Signore, conoscendo un po' anche le nostre debolezze, vuole proprio darci questi aiuti. Non dimenticatevi, ragazzi, che di fronte alle difficoltà non sarete mai da soli. Potrete sempre contare con l'aiuto del Signore, ma dovete ricordarvi di Lui, altrimenti i tanti buoni propositi restano solamente campati in aria. Ecco, io oggi in modo particolare il dono della fortezza dovrebbe servirvi anche per riscoprire l'importanza della vita di fede. La stiamo perdendo. Stiamo relegando il Signore all'ultimo posto. Se abbiamo tempo, ci ricordiamo anche di Lui. Poi magari si arriva, perché arriva prima o poi un momento nella vita nel quale si dice: quanto mai? Ecco, facciamo in modo che veramente i doni che riceviamo, i doni che il Signore ci dà, non siano solamente un pio desiderio, ma servano veramente a farci crescere, a farci maturare nel modo giusto e nel vostro interesse.
e soprattutto a far nascere in noi quello che c'è di buono. Abbiamo tanto bene dentro, non seppelliamolo dando ascolto al nostro egoismo e alle nostre comodità. Ma questo lo si può fare non solo con le nostre forze, ma anche con l'aiuto del Signore. Ed è per questo che alla fine di ogni riflessione mi rivolgo sempre poi direttamente anche ai genitori e ricordo loro: amate i vostri figli. Ecco, può sembrare strano, no? Ricordare ai genitori di amare i propri figli, perché qual è il genitore che non ama il proprio figlio? Però magari tante volte non ci accorgiamo che, anche se in buona fede, il nostro amore per loro è solo riservato al loro corpo, alla loro salute, al loro futuro, dimenticandoci, come dicevo prima, che i vostri figli non hanno solo un corpo, hanno anche un'anima. E allora assumetevi la responsabilità di sostenere anche il cammino di fede dei vostri figli. Non nutrite solo il loro corpo e non alimentate solo la loro intelligenza. Non defraudatevi della ricchezza spirituale, perché non avvenga che siano ricchi di tutto, ma poveri di Dio. Ecco, auguri a tutti e soprattutto buon lavoro. Ora il Vescovo si rivolge ai crismandi per accogliere la loro risposta in un duplice dialogo, prima di rinuncia e poi di adesione. Ascoltiamo in silenzio questo incontro pieno di fede e solo al termine ci uniamo tutti nell'Amen comunitario. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che è nato da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e ora siede alla destra del Padre, sempre vivo, a intercedere per noi? Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che per mezzo del sacramento della confermazione è in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? Credo. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei Santi, nella remissione dei peccati, la risurrezione da morte e la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi suoi figli.
Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, e fonda ora lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Per unirci nella preghiera ci mettiamo in ginocchio, i ragazzi stanno in piedi e noi tutti ci mettiamo in ginocchio in silenzio e ascoltiamo questa invocazione. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Nicole, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Davide, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Marina, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Dello Spirito Santo che ti è dato in dono, la pace sia con te. Marta, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, la pace sia con te. Thank you.
capite, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Stefano, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Olio che risana le ferite, che illumina.
la pace sia con te. Gianluca, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Santo che ti è dato in dono, la pace sia con te. Thank you.
Per unirci nella preghiera possiamo anche recitare insieme questa preghiera, l'invocazione, la sequenza dello Spirito Santo che troviamo a pagina 14 del libretto. Facciamo con calma, senza fretta, la leggiamo tutti insieme, anche noi grandi, e preghiamo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi un raggio della tua luce. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima. Fratelli e sorelle, la bontà del Padre, mediante la Cresima, ci guida nel grande disegno della salvezza. Supplichiamo il Signore perché ci aiuti a leggere e a vivere gli avvenimenti quotidiani alla luce della Sua provvidenza, dicendo insieme: donaci, Signore, il Tuo Santo Spirito. Perché viva sempre più il miracolo dell'unità da fondarsi proprio sulla diversità di ognuno di noi, con l'imprescindibile aiuto dello Spirito Santo. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per noi ragazzi, perché in ogni momento della nostra vita ci ricordiamo dell'importanza che ognuno di noi ha nel disegno divino, che Cristo ha sempre con noi, che questa certezza ci aiuti nelle nostre scelte. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per noi genitori, perché sappiamo camminare a fianco dei nostri figli senza opprimerli, ma sostenendoli ed incoraggiandoli nelle loro scelte cristiane. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per noi padrini e madrine, perché consapevoli di svolgere un ruolo importante nella crescita di fede dei nostri ragazzi, non dimentichiamo di essere presenza viva sul loro cammino. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per tutti i popoli devastati dalla guerra e dall'ingiustizia, perché la nostra preghiera possa essere luce e speranza nelle loro vite. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per la nostra unità pastorale, Suordina Rosa, affinché sia sempre più segno di unità e di comunione per tutti noi. Preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Uniamo ora le nostre preghiere e rivolgiamoci tutti insieme al Padre, come ci ha insegnato il Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli e per mezzo di essi e dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa, esaudisci la nostra preghiera e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Prima dell'ultimo segno, che è la benedizione solenne che riceviamo dal Vescovo Antonio, vogliamo compiere ancora un altro piccolo segno che voi ragazzi e ragazze avete già contribuito a rendere vivo. Perché adesso viene portato al Vescovo un cesto che contiene le vostre offerte. È un segno di elemosina e poi il Vescovo le dedicherà e le offrirà per tutti i bisogni che lui tutte le volte è chiamato a soddisfare, i più poveri, i più deboli. Quindi è un aiuto, è un regalo che voi state facendo per ringraziare il Vescovo e attraverso di lui il Signore del dono che vi ha fatto. Ringrazio, ecco, anche per il vostro ricordo, ci sentiamo sempre uniti e vicini, sono bei momenti che abbiamo celebrato insieme, facciamo in modo che veramente non resti solo un pio ricordo, ma anche una cosa che veramente ci trasforma e ci aiuti nella nostra vita. E di cuore ringrazio e vi do la mia benedizione. Il Signore sia con voi. Amen. Dio, Padre Onnipotente, che dall'acqua e dallo Spirito Santo vi ha fatto rinascere come Suoi figli, vi custodisca nel Suo paterno amore. Amen. Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, che ha promesso alla Sua Chiesa la presenza indefettibile dello Spirito di verità, vi confermi nella professione della vera fede. Amen. Lo Spirito Santo, che è disceso come fuoco di carità nel cuore dei discepoli, vi raccolga nell'unità della famiglia di Dio e attraverso le prove della vita vi conduca alla gioia del regno. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa celebrazione scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Penso che possiamo fare un applauso innanzitutto ai nostri ragazzi. Vi chiedo di sedervi un istante, facciamo la fotografia prima tutti insieme ragazzi e poi parrocchia per parrocchia, va bene? Allora, abbiate pazienza un momento, però venite su un gruppo alla volta che ci mettiamo in ordine, va bene? Partiamo da Kailina, dai, qua tutti. Anche le catechiste se mi aiutano, un momento, venite. Thank you.
Fratelli e sorelle, domani ci alziamo, passa il Vescovo e buona prima comunione a tutti, va bene? Con gioia, lasciamo passare il Vescovo.